vogliamo risolvere il seguente integrale. Applicheremo il metodo di sostituzione. Pertanto poniamo coseno di x uguale ad un'altra variabile t e andiamo a calcolare il differenziale del primo membro e del secondo membro. Pertanto ci ricordiamo che il differenziale di una funzione è semplicemente la derivata prima della funzione stessa moltiplicato il differenziale di x, quindi per dx. Pertanto qui si tratta di fare la derivata di coseno x e moltiplicarla per dx. Dall'altro lato fare la derivata rispetto a t di t e moltiplicarla per dt. Quindi qui la derivata di coseno x è meno seno di x moltiplicato per dx ed essere uguale. La derivata di t vale 1 per dt. Cioè abbiamo stabilito che, cambiando i segni, che seno x moltiplicato da x è uguale a meno dt. Grazie a questa posizione e tenuto conto anche di questo, andiamo a calcolare, a trasformare l'integrale nel seguente modo. Integrale di 3, al posto di sen x dx possiamo mettere meno dt. Siccome cosen x vale t, diventa qui t quadro, sostituendo, meno 5t più 6. Ovvero, 3 per meno 1 fa meno 3, lo porto fuori dal simbolo integrale perché una costante si può trasportare fuori dal simbolo integrale e rimane dt fratto t quadrato meno 5t più 6. Grazie a questa sostituzione l'integrale di partenza si riscrive nella seguente forma e si tratta di un integrale, una funzione razionale fratta avendo al denominatore un trinomio di secondo grado il cui delta è positivo. Infatti, se ci consideriamo l'equazione t quadro meno 5t più 6 e di questa il delta, scopriamo che vale b quadrato, cioè 25, meno 4a per c, meno 24, cioè 1, ed è maggiore di 0. Pertanto andiamo a calcolare questa integrale secondo la tecnica di risoluzione delle funzioni razionali fratte. Pertanto riscriviamo, consideriamoci la funzione integrante a parte, quindi 1 su t quadro meno 5t più 6 e andiamo a decomporla in fratti semplici. Tenendo conto che questa equazione ha per soluzione t uguale a 2 e t uguale a 3, quindi t1 uguale a 2 e t2 uguale a 3, ciò significa che questo trinomio si può scomporre nel seguente modo: 1 su t meno 2 che moltiplica t meno 3. E dunque la decomposizione in fratti semplici è la seguente: bisogna ricercare una costante reale a fratto t meno 2 più un'altra costante reale b fratto t meno 3 in modo da valere questa uguaglianza. A questo punto qui possiamo eseguire il minimo comune multiplo, che evidentemente sarà t meno 2 per t meno 3. Questo diviso t meno 2 mi darà t meno 3 che moltiplica a, dunque a che moltiplica t meno 3 più b che moltiplica t meno 2. Eseguiamo i prodotti al numeratore e dunque otteniamo al numeratore a moltiplicato t meno 3a più b moltiplicato t meno 2b fratto il denominatore, che riscrivo semplicemente così, uguale i due termini in t. Tra questi due termini posso raccogliere t e dunque ottengo t che moltiplica a più b e poi rimangono i termini noti, meno 3a, meno 2b, il tutto fratto questa quantità, cioè fratto t meno 2 per t meno 3. A questo punto, siccome noi vogliamo riscrivere questa frazione, la somma di due fratti semplici, dunque determinare due costanti, affinché tutto questo accada, questa frazione deve essere uguale a questa. Siccome i denominatori sono uguali, devono essere uguali i numeratori. Pertanto questo polinomio deve essere uguale a questo polinomio, cioè qui possiamo intendere il polinomio 0x più 1, cioè il coefficiente, meglio ancora in questo caso visto che la variabile t, 0t più 1, cioè, è chiaro perché? Perché 0 per t fa 0 più 1 rimane 1. E dunque, uguagliando questi, tenendo conto che questo polinomio deve essere uguale a questo, e tenuto conto del principio di identità dei polinomi, e cioè che due polinomi sono uguali se e soltanto se i coefficienti dei termini
di grado uguale, devono essere uguali, ne deduciamo che A più B, che è il coefficiente del termine di primo grado, deve essere uguale a 0, coefficiente del termine di primo grado, cioè di T. Pertanto abbiamo che A più B deve essere 0. E di conseguenza il termine noto deve essere uguale al termine noto, cioè meno 3A meno 2B deve essere 1. Risolvendo questo sistema otterremo le due costanti reali A e B richieste. E chiaramente qui si può risolvere rapidamente, si ottiene che A uguale a meno B, e sostituendo meno B al posto di A, nella seconda otteniamo 3B meno 2B uguale a 1, cioè 3B meno 2B fa B, da qui deduciamo che B è uguale a 1 e di conseguenza A è uguale a meno 1. Pertanto questa frazione integrante, cioè questa, la possiamo scrivere così, quindi otteniamo che 1 su t quadrato meno 5t più 6 si scrive in fratti semplici nel seguente modo. Al posto di A mettiamo meno 1, quindi meno 1 su t meno 2 più 1 su t meno 3. Dunque, per fare l'integrale di questa frazione in dt, a questo punto basta integrare questa in dt e quest'altra in dt. E naturalmente, qui trasportando la costante fuori, otteniamo meno 1 per l'integrale di dt fratto t meno 2 più questo integrale è dt fratto t meno 3. Sono due integrali immediati, perché questo è l'integrale del logaritmo naturale in valore assoluto, di t meno 2 in valore assoluto, quindi otteniamo meno logaritmo in t meno 2 in valore assoluto più il logaritmo naturale di t meno 3 in valore assoluto più una costante c. Pertanto questo integrale sarà uguale a meno 3 moltiplicato questo integrale qua, che abbiamo appena calcolato. Quindi il nostro integrale lo possiamo scrivere qui, questo qui a questo punto non serve più, quindi il nostro integrale verrà meno 3 che deve moltiplicare tutto questo, quindi meno per meno più, quindi più 3 logaritmo in valore assoluto di t meno 2, poi più per quel meno 3, quindi meno 3 per logaritmo di t meno 3 in valore assoluto più la costante c. Questo è l'integrale di questa funzione razionale fratta. Ma il nostro integrale da calcolare era questo, e si otteneva praticamente tenendo conto della sostituzione coseno di x con la t, cioè al posto di t dobbiamo sostituire coseno di x. Pertanto il nostro integrale, quello finale, vale 3 logaritmo del valore assoluto del coseno di x meno 2, poi meno 3 logaritmo del valore assoluto del coseno di x meno 3 più c. E questo? Più c. E dunque il nostro integrale della funzione richiesta è questo. E così l'esercizio è finito.